Buongiorno da Yerevan, Armenia. Anche oggi una bellissima giornata, primaverile, si sta benissimo in magliettina. In questo momento dove mi trovo? Mi trovo al Genocide Memorial Center a Yerevan, qui su una collina di, appunto, della capitale armena. Che cos'è questo posto? È il luogo per ricordare il genocidio armeno che è avvenuto nell'inizio del 1900. Prima di parlare un attimino di questo centro, di come è distribuito, parliamo un attimino del genocidio armeno e perché questo centro è stato costruito. Bisogna parlare un attimino un po' di storia, ma è importante capirlo, perché partiamo, diciamo, dall'impero ottomano. L'impero ottomano, come sappiamo, era molto esteso. Quando l'impero ottomano cominciò un attimino a disregarsi, a destabilizzarsi, quindi fine 800, primi 900, e soprattutto fine 800, l'impero ottomano cominciò a perdere tantissimi territori, sia per le guerre con la Russia, anche la guerra con l'Italia e così via. Quindi cominciò a perdere pian piano territori. Cominciò quindi nell'impero ottomano a crearsi questo movimento nazionalista degli Young Turks, dei giovani turchi, che appunto cercavano di, avevano un'idea di creare una Turchia più moderna. E già prima di questo, diciamo che l'impero ottomano non vedeva di buon occhio gli armeni in quanto cristiani, e quindi già fino all'800 comunque avvennero, diciamo, i primi genocidi ad opera soprattutto degli armeni che vivevano nella West Armenia, quindi nella parte che oggi si può considerare Est Turchia, dove c'è Van, insomma tutta la parte della Est Turchia, anche a nord dell'Iran e della Siria. Cominciarono i primi massacri della popolazione armena in quanto cristiana, ma soprattutto con l'avvento al potere dei giovani turchi, dei Young Turks, che a dir la verità all'inizio furono anche ben voluti dalla popolazione armena, proprio per le posizioni e idee progressiste, che svanirono del tutto. Questo perché? Perché proprio vedendo l'impero ottomano disgregarsi, l'idea era quella di rendere una Turchia unica, forte e musulmana. E naturalmente per fare questo bisognava eliminare i non musulmani, quindi bisognava eliminare tutte le popolazioni di origine cristiana, e per creare questo movimento panturco, cioè gli armeni non solo erano cristiani ma venivano visti come un elemento disturbatore allo sviluppo della Turchia verso i paesi panturchi, che erano magari appunto verso la Russia del sud, o anche verso quello che adesso è chiamato Turkestan, quindi anche verso, diciamo, quella che oggi è la Cina occidentale. E quindi con questo movimento si auspicava di eliminare totalmente tutte le popolazioni non musulmane. Cominciò quindi questo sterminio, ricordiamo, non solo degli armeni ma anche dei greci, degli assiri e dell'altra popolazione che non mi ricordo, i yazidi se non sbaglio. Comunque la popolazione della West Armenia fu massacrata, ci fu un vero e proprio genocidio e uccisero quasi 2 milioni di armeni, stiamo parlando di un numero enorme di persone, e bambini, donne stuprate, e insomma una storia terribile. Comunque sia, la popolazione armena fu decimata, e in molti quelli che riuscirono a scappare emigrarono, ci fu una diaspora armena sia nei paesi vicini ma soprattutto anche verso gli Stati Uniti e la Russia. E perché appunto gli armeni, che comunque avevano anche una posizione economica e sociale buona all'interno di quello che era l'impero ottomano, quello che avvenne è, prima di tutto, eliminarono i turchi, eliminarono l'élite armene, quindi gli intellettuali, gli armeni che ricoprivano certe posizioni, in modo anche da eliminare la possibilità
di pensare e di creare, diciamo, disordini. E poi cominciarono con l'annientamento totale e fisico della popolazione armena. Quindi questo alle mie spalle, che è il Memorial Center, è stato costruito dalla popolazione armena proprio per onorare e ricordare il genocidio armeno. Allora, qui il complesso, diciamo, che è composto da quattro elementi. C'è il Memorial Wall, che è questo qui dietro, il muro della memoria. Poi c'è la Memorial Column, che è questa. E poi c'è il Sanctuary of Eternity, con la fiamma perenne all'interno, proprio per rispetto e per onorare gli armeni, appunto, deceduti durante il genocidio armeno. In più c'è, diciamo, nei sotterranei, diciamo così, un museo che è davvero interessantissimo per capire appunto tutta la parte storica del perché sia avvenuto questo genocidio. Se appunto andate sotto e vedete e girate appunto per il museo, ci sono foto, reperti storici, e c'è una ricostruzione della popolazione armena all'interno dell'impero ottomano, del perché sia avvenuto questo nel corso dei secoli, direi, e si capisce un attimino molto meglio la storia del genocidio armeno. E diciamo che venire in Armenia e non visitare questo posto sarebbe una grave pecca, perché è fondamentale capire quello che sia successo alla popolazione armena. È un po' come quando si va in Cambogia e io dico sempre: andate a vedere, anche se è pesantissimo, andate a vedere il carcere e i killing fields, perché anche lì si capisce la follia di Pol Pot e di quello che fu la rivoluzione dei Khmer Rossi. Quando visitate il Sanctuary of Eternity, ovvero quella struttura a colonne che vanno verso il cielo, vedrete che appunto scenderete dei gradini e c'è questa fiamma perenne con tutti i fiori intorno, e spesso vengono famiglie armene, o non so, anche se sono persone che magari hanno discendenti armeni ma vivono in altri posti, e vengono qui, chinano il capo, silenzio, e a onorare e a rispettare i deceduti del genocidio armeno. Bene, dal Memorial mi sto facendo una passeggiata. Praticamente ho attraversato il ponte e sono sceso giù su questo lungo fiume, no, lungo ruscello direi, per andare a questo quartiere che si chiama Kond, dove a quanto pare ci sono ancora delle case antiche armene, c'è ancora una piccola parte della Yerevan antica. E devo dire che questa passeggiata qua sotto è piacevole, perché anche qui c'è un altro piccolo mondo, con questo ruscello, queste casette in legno, qualche localino, è interessante. E adesso credo in una ventina di minuti ancora di arrivare a Kond. Allora, nonostante l'acqua del ruscello non sembri molto pulita, però, compreso questo signore qua dietro,
bevono l'acqua che è dall'altro lato della strada, che infatti è pulitissima e trasparentissima. E comunque vengono qui, come questo signore qui dietro, a pescare dove sono le cascatelle e il ruscelletto. Qua comunque siamo in città, tutto questo verde qui dietro, queste colline, e poi qua dietro ci sono i palazzoni, i condomini sovietici. Però, cioè, guardala che meraviglia! Questo scorcio qui dietro sembra di stare in montagna, sicuramente non in città. Dopo aver camminato per un po' sul lungo fiume si arriva a questo pedestrian tunnel, cioè un tunnel pedonale dove non possono passare le macchine, che dovrebbe portare, appunto, passa dentro questa collina e dovrebbe portare al quartiere Cond. C'è un cambio di clima qui dentro il tunnel, si gela, è polare, abbastanza spettrale, eh? Poi è bello lungo, interessante. Quel freddo nel tunnel mi ha fatto venire fame e provo adesso questo dolcetto tipico che a quanto pare si chiama Machnabuel, qualcosa del genere, e adesso vi dico pure con che cosa è fatto. Ok, questa ragazza qua dietro che mi ha fermato mi ha appena corretto, si chiama Merchnabun, che è qualcosa relativo alle formiche perché sembra tipo un formicaio, e adesso prima di mangiarlo vedo prima con che cosa è fatto e poi lo mangio. Niente, qui per strada non riesco a trovare nessuno che mi aiuti a capire cosa c'è dentro, non lo trovo nemmeno su internet, io lo mangio e cerco di capire. Mamma mia! Ah, sembra biscottoso! Sembra biscottoso con una roba dolce che non è miele. Secondo me è l'impasto dei biscotti fatto sbricioloso, un po' così, tipo formicaio, mischiato con uno sciroppo zuccheroso. Buono, mi piace. Allora, sto passeggiando qui fra le stradine di Cond, che è questo quartiere che è su una collinetta che praticamente, diciamo, è sotto il memorial. Ed è tutte stradine piccoline, casette in pietra, oppure in mattoni ma non stuccate, graffiti. Sembra di stare in un paesino più che in città. Le persone mi guardano tutte un po' strano, perché comunque non ci sono turisti qui, comunque molto amichevoli. E comunque qui in Armenia, quando dici che sei italiano, cioè ti amano proprio. Bello. Bellissimo questo quartiere, tutto vicoletti, casette colorate, case in pietra, mi piace tantissimo, bello, guarda anche qua.